Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, buon giovedì, giovedì post vittoria, ed è sempre un buongiorno il giorno dopo che si è vinto, perché in queste stagioni tribolate, in questo periodo dove al Milan non ne va dritta una, riuscire a portare a casa la vittoria, e anche nel modo in cui lo abbiamo fatto ieri, quindi con facilità, a tratti anche divertendoci e divertendo, devo dire che è veramente una buona cosa. C'è un morale che si sta alzando in casa Milan sicuramente, e questo è figlio anche delle scelte che sono state fatte, perché ovviamente il cambio di rotta mi sembra evidente, e mi sembra evidente non solo dalle scelte di campo ma anche da quelle di mercato. Perché ci sono delle notizie. La prima notizia è che oggi con tutta probabilità arriverà l'ufficialità, ci saluta Riccardo Rodriguez. Terzino svizzero va in Turchia, ha scelto il Fenerbahce, lo ha fatto perché sostanzialmente la squadra turca gli offriva di più di ingaggio. Oggi i guanti, ho visto, fa freddo questa mattina, è 0 gradi, gli offriva di più di ingaggio, e invece il PSV di Eindhoven meno. Il Milan avrebbe preferito fare l'affare con gli olandesi, anche perché ci sono dei giocatori che piacciono al Milan e che avrebbero voluto Maldini e Boban inserire nella trattativa, ma vediamo se magari gli agenti del PSV sono stati incontrati per un altro motivo, magari per la questione Rodriguez, poi dopo si è slegato tutto e si è passati a parlare di magari un terzino destro, come dicevamo ieri. Quindi Riccardo Rodriguez sicuramente ci saluta. Poi, secondo me, da qui a una settimana se ne andrà qualcun altro. Su Biglia pare che ci fosse l'interessamento del Celta Vigo, squadra spagnola. Su Piontek, confermato ieri sera un probabile interessamento del Siviglia, che lo vorrebbe prendere in prestito con obbligo, e quindi per una cifra di circa 30 milioni di euro, e lì potrebbe essere fatto l'affare, perché il Milan a quella cifra credo che lo lascerebbe partire. Poi c'è la questione Suso ancora aperta. Ieri pubblica un post su Instagram dopo la partita con scritto ciao ragazzi, qualcuno l'ha interpretato come un messaggio d'addio, ma sapete che dopo si entra un po' nel campo così delle supposizioni, visto che il giocatore sembra ormai uscito dai radar del Milan e potrebbe andare da qualche altra parte, potrebbe andare a Roma, non lo so, dipenderà molto anche dalla questione Spinazzola-Politano, perché sapete che Politano è andato a Roma e ha fatto gli esami tutto a posto, Spinazzola invece a Milano ha fatto gli esami ma non è tutto a posto, dovrà fare dei test supplementari che Conte ha introdotto, dei test atletici, perché quello lì è un matto, ma è un matto che vince ed è un maniaco del lavoro, di queste cose, e alla fine i risultati li porta a casa. Ecco perché io l'avrei voluto al Milan da sempre. Quindi stiamo a vedere. Tra l'altro ieri sera si parlava di un Milan ancora forte su Under. Ieri ho fatto un piccolo video su Telegram dove parlavo proprio di Under, oggi lo dico anche qui sul canale ufficiale. Per me è un grande no. Under è un giocatore che aveva mostrato all'inizio della sua avventura italiana di avere anche qualche colpo, sicuramente un giocatore veloce con una buona tecnica, però poi si è perso, risultando essere non incisivo nelle partite. In più, ad aggravare la situazione, c'è una condizione fisica che è precaria, perché è spesso infortunato, e quindi ho come l'impressione che la Roma se ne voglia liberare, anche perché infortunato Zaniolo, il titolare avrebbe dovuto essere lui. Se invece sono andati a prendere Politano, evidentemente non hanno grande considerazione del giocatore e stanno cercando di liberarsene. Speriamo di non essere noi quelli che se lo prendono, perché, anche perché io mi domando, ma la linea tecnica quale sarà? Cioè, è una richiesta dell'allenatore della prossima stagione? Ce l'abbiamo già l'allenatore della prossima stagione? Perché prendere un Der che è praticamente una specie di Suso, più o meno? Ma tra l'altro il fatto che si segua questi profili, che cosa vuol dire? Perché prima Politano, adesso Under, sono tutti dei simil Suso, quindi si resta a giocare con lo stesso modulo? Boh, non lo so, staremo a vedere. Può essere anche che siano solo nomi lanciati così, perché Politano era un nome che si è fatto
molto nei giorni scorsi, ma che poi alla fine non poteva essere realizzato come affare, perché se l'Inter vuole venderlo e Milan vuole prendere solo prestiti, mi pare, mi pare evidente che non si potesse concludere l'affare. A proposito di prestiti e di offerte, ieri un autorevole sito sportivo croato rilancia la notizia di Dani Olmo, che pare essere vicinissimo al Milan, offerta da 30 milioni di Boban, notizia rilanciata poi un po' da tutti quanti e alla fine smentita dal Milan. Quando arrivano le smentite vuol dire che si sono contattati dei dirigenti o comunque qualcuno a casa Milan che ha a che fare con queste cose, e la risposta è stata no, non c'è stata un'offerta, non c'è una trattativa, c'è un interessamento, ma è chiaro che c'è un interessamento perché Dani Olmo è il profilo perfetto se vuoi fare una squadra di giovani. Cioè, mi spiego, se tu vuoi fare un progetto giovani devi prendere i giovani forti, perché ovviamente il fatto che uno sia forte non dipende dall'età, dipende dal fatto che è forte o meno, poi alla bravura si somma l'esperienza, ma questo è un altro discorso. Però i giovani, ci sono i giovani forti come Teo e i giovani scarsi come non faccio nomi, per cui non ha importanza. Il progetto giovani ha un senso se tu li prendi forti. Dani Olmo è un giocatore forte e giovane, e quindi sarebbe veramente il profilo ideale. Tra l'altro, secondo me, se si riuscisse veramente a prenderlo a 30 milioni di euro sarebbe l'affare della vita, ma non credo. Ieri sera ho letto che la cessione di Piontek o la cessione di Paquetà finanzierebbero l'operazione Olmo. Io, da quello che ho potuto trovare girando su internet, ho letto di vari interessamenti, addirittura di una specie di precontratto firmato da Olmo con il Barcellona, ma anche il Manchester City è sul giocatore, per cui è chiaro che se avanzano gli interessi di queste squadre qui, noi veniamo messi da parte per ovvi motivi, così come Todibo che è andato allo Schalke e ha detto che voglio giocare perché ci sono i giovani, perché c'è un progetto ambizioso. Evidentemente da noi sono tutti vecchi con un progetto che tende alla salvezza. Vabbè, scelte private, come si dice. Olmo secondo me non arriva, perché naturalmente, ripeto, giocatori di questa bravura, Olmo è molto forte e in prospettiva lo sarà ancora di più se inserito in una squadra. Facevo ieri un discorso su Kessié e Paquetà, cioè questi sono giocatori che vanno costruiti, se, per capire se c'è veramente un talento. Su Olmo sono sicuro, su Paquetà è tutto da vedere, su Kessié non lo credo, ma comunque sono giocatori che vanno inseriti nel contesto di una squadra che funziona, allenati da un allenatore di un certo spessore. Quindi non è che questo precluda la volontà che arrivi Dani Olmo, per amore del cielo, anzi io lo vorrei subito, perché è un giocatore forte ed è un giocatore anche molto moderno e molto europeo, quindi ha già dentro di sé quelle caratteristiche che lo farebbero emergere immediatamente, perché è un giocatore comunque di impegno, di corsa, di sacrificio, ma di grande tecnica, di visione, insomma un giocatore già completo, a mio avviso, nonostante la giovane età. L'ho visto in Champions con la Dinamo Zagabria, l'ho visto agli europei la scorsa estate, agli europei Under 21 con la Spagna. Un po' di partite le ho viste con lui, non ho visto quelle di campionato ovviamente, perché se dovessi vedere anche le partite della Dinamo Zagabria è probabile che tutta la mia vita privata andrebbe a rotoli, per cui meglio di no. Allora, staremo a vedere un po' che cosa succede, staremo a vedere anche che tipo di giocatori prenderemo, se andremo a prendere qualcuno che può essere titolare, perché anche questo è da capire, se invece il progetto è quello di fare con quello che si ha fino a giugno e dopo eventualmente, e adesso cercare di liberarsi di giocatori non ritenuti più idonei al progetto. Potrebbe essere anche questa l'idea, anche perché fatto Ibra, credo che non lo so quali possano essere le ambizioni della squadra, non lo so, forse l'Europa League, poi dopo bisogna vedere ovviamente se ci ammettono all'Europa League, perché è tutto da vedere dopo quello che è successo quest'anno. In ogni caso, campagna acquisti molto 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 attiva. A proposito di società, stasera farò un video, penso già stasera, volevo farlo domani ma ho un po' di cose da dire, per cui penso che lo farò stasera. Farò un video sulla società, su cosa penso io veramente
della questione cessione Milan, perché adesso abbiamo parlato in queste settimane di cosa ha scritto quello, cosa ha detto quell'altro, eccetera. Io mi sono fatto un'idea, ve la dico stasera, vi lascio con questa piccola anteprima di quello che accadrà in serata. Nel frattempo, se ci sono novità, ci risentiamo in giornata, altrimenti ci sentiamo stasera. Like al video anche con i guanti, iscrivetevi al canale e appuntamento con le news societarie per questa sera.